un jeep ha ritenuto carta igienica tutte le montagne di documentazione che è stata utilizzata per arrestarmi. Ma non, questa come si chiama? Per me si chiama mafia giudiziaria, me ne prendo la responsabilità, va bene, perché io combatto tutte le mafie. E allora non è possibile che ci siano dei palazzi dove, se ti permetti di dire hai sbagliato, ti arrestano. Ma che, dove siamo arrivati? Questa è utilizzare la lupara. E allora io lo dico qui davanti a questo tribunale. Tutti sbagliamo nella vita, io il primo, e chiedo scusa. E quando uno si permette di dire a un magistrato ha fatto una minchiata, non è possibile che poi si vendichi il magistrato. Questo è purtroppo alcuni, attenzione, perché io non generalizzo, perché ci sono i ladri in politica, no? Ci sono i disonesti nella chiesa e ci sono anche i disonesti nei palazzi di giustizia. E che cazzo c'è di male? Ecco qual è la questione. Se uno lo dice poi deve essere arrestato. Ah sì, questa qua è la libertà, questa è la libertà di pensiero. Me ne prendo la responsabilità se questa è la libertà di pensiero, va bene? Io, siccome non ho nulla da temere, lo dico e lo combatto. Quindi è una vendetta, chiaro, contro la vendetta lei? Chiedetelo al procuratore Vincenzo Barbaro, la Guardia di Finanza ce l'ha mandata lui, ma tanto l'abbiamo denunziato, quindi l'abbiamo denunziato già. Ecco perché questo nome lo posso fare, chiaro? Domani mi arresterà un'altra volta, non ci sono problemi. Ormai ci siamo attrezzati, sa? Perché la mia valigia ormai è lì pronta. Ogni mattina ci aspettiamo che suonino, perché tanto le vendette a Messina sono all'ordine del giorno. Ma io sono sereno. Guardate, non ho nessun problema. Non sono neanche incazzato per questa questione. Perché? Lo sai? Per un motivo molto... No, so, lo sa, io 6 giorni che non dormo. E quindi è ovvio che sono stanco e sono esausto, ma sono esausto per questo, perché per 6 giorni e 6 notti consecutive letto carte, e io ho fatto le mie dichiarazioni anche spontanee entrando nel merito delle vicende. E una cosa, non scusi, la pubblica accusa in questi anni non si è mai voluta confrontare con me. La pubblica accusa mi ha arrestato ed è scappata. La pubblica accusa nel processo 4700 non mi ha neanche sottoposto ad interrogatorio. Il cuore di un procedimento penale è questo: prima mi arrestano e poi scappano. Ecco chi sono i personaggi che utilizzano poi le istituzioni in modo così. E allora cos'è questo sistema? Beh, per me sono un fare mafioso. Lei ha chiesto un interrogatorio e non gliel'hanno concesso? No, no, ma guardi che con me non si è mai confrontato nessuno. Si informi, chieda chi è che nei processi si è confrontato con De Luca. Lo sa che ha fatto la pubblica accusa nel procedimento 4700, quello dove ho avuto la soluzione l'altro giorno? Ha rinunciato all'interrogatorio dell'imputato! Questo ha fatto dopo che mi ha arrestato il 27 giugno 2011, ha capito? Sì, i pubblici ministeri Barbaro e Todaro, sì, loro! Senta, ma lei rinuncerà alle prescrizioni? Come? Rinuncerà alle prescrizioni? Ovvio, io sto aspettando le motivazioni e faccio appello. Ma fa appello? Chiaro. Rinuncia alle prescrizioni? Tecnicamente devo aspettare le motivazioni e nel fare l'appello...